Eccoci qua, bentornati in nostra compagnia, ragazzi. In nostra, veramente sono da solo, adesso parlo al plurale maiestatis. No, dico in nostra perché? Perché qua vicino a me c'è qualcuno di simpatico, divertente, carino, magico, incredibile, un personaggio. Allora, sui teleschermi di JTV, sui teleschermi di casa vostra, direttamente dal cortile magico, arriva Pitu Tatu! Yeah! E voglio di nuovo la sigla, vieni qua, vieni qua! Vieni tu, sì, vieni qua! Cosa c'è, Pitu? Perché ormai ho fatto la mia sigla, l'altra volta l'ho fatto con Alex, adesso devo fare il test, pronto? Sono pronto, cosa dobbiamo fare? Oh cielo! Oh, sei preparato? Fai quello che faccio io! Sì! Con Pitu Tatu, mi diverto di più! Bene, bravo, basta, senti che mi dopo! Ragazzi, dopo questa cosa tremenda me ne vado, ciao! No, non andartene! Vabbè, io adesso devo mangiare perché ho già fatto tutto quello che dovevo fare. Ma scusate, perché io vi voglio insegnare a fare una cosa. Io mangio da cavallo. Volevo insegnarvi a fare le cose con la pasta. Allora, innanzitutto con la pasta cotta si possono fare delle parrucche. Che bello questa cosa qui. Oppure si possono fare delle fantastiche collane. Ti piace? Aspetta, un ottimo modello. No, con la parrucca bionda. Che ti ricordo? Ciao ragazzi! Chi sarà mai? Boh, fa niente. Comunque non si fanno queste cose con la pasta cotta. Questa pasta, comunque devo ringraziare il mio amico Franco perché è stato veramente gentile a farmela, ma non si fanno così. Che schifo che c'è qua adesso! Poi lo sai che dovrei pulire tutto, eh? Io? Esatto, tu dopo pulisci tutto. Va bene, va bene. Si fanno con la pasta cruda. Non con la pasta cotta. Chi l'ha detto che bisogna bollire? Che freddo. Si prende. Ah, guarda che poi arriva anche il pomodoro, eh. Pomodoro? Esatto, nella stessa maniera in cui è arrivata la pasta. Mi piacciono anche i capelli rossi, non ti preoccupare. E oh, mi manca l'accessorio principale. Allora, si prende la pasta cruda. Cruda. Questa è la pasta cruda, non cotta. Poi si aiuto! C'è uno slisciamento. Si prende questo perché è più comodo così. È un aggeggio, ci sono dei bastoncini, poi un supporto qualsiasi, non è importante per non sporcarsi tanto, perché io posso, voi no. E si infila la pasta dentro così. Di tutti i modelli, i modelli che più vi piacciono. Insomma, adesso faccio in fretta e faccio questo. Di più. Di più, di più, di più, pitu, pitu, tatu, 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 fai to, parao. E poi o lo fate con i pennelli, con i pennelli colorate così, oppure usate una bomboletta spray. Però attenzione perché sporcate tutta la casa. Allora io ho qua il mio tovagliolo e spruzzate. Scusa. La pasta così. Una volta che è secca, che schifo. Una volta che è secca, scusate, sono qua, qua. Facciamo finta che questa sia seccata. Oh, è già secca! È secca la pasta! Mi sono intossicata. State attenti con lo spray perché. E una volta che è secca, prenderò un filo elastico. Perché è più bello un filo elastico. E infilando pasta per pasta, per pastino, per pastello. Pezzettino per pezzettino. Pezzettino non per pasta pezzettino, per pasta. Uno per uno. Posso fare dei fantastici gioielli. Questa qui è una collana. Bellissima. Poi se sono un po' più hard. Ah, se sono un po' più hard me la faccio di un altro colore. E c'ho anche il braccialetto, la parure. Ma io voglio farvi vedere il pezzo più bello, che è la scatola ricoperta con la pasta. È una scatola che ho fatto. Prima ho messo col fantastico silicone, ho messo tutti i pezzetti, cioè ho messo silicone sotto, poi ci ho attaccato tutte le pasta sopra e poi con lo spray l'ho colorata ed è finita. Ed è una scatola che si può usare. Brava! Bella, questa qui è bella, eh! Bellissimo! Guarda! È bella! Questa la uso bene, non la butto via perché mi piace tanto. E adesso mi sa che. E adesso mi sa che. Sì. Che devo pulire, innanzitutto devi pulire. Saluti, ciao, saluti e dietro a pulire con lo scopettone. Non mi fate mai fare pasticci. Ciao, ciao. Ciao. Ti ricordo a tutti. Ciao.